Jacob, ho trovato il blindato. Descrivilo. È come l'avevamo lasciato. Proprio come te, insomma. Prendi la pompa della benzina, ok? E torna qui. Kang non fa che guardarmi storto. Che non fanno resistenza e poi allentali. Ma dico, non ti ricordi i miei insegnamenti? Insegnamenti? Perché mi hai mai insegnato qualcosa, vecchio? Incredibile! Che tipa. Ha sicuramente preso tutto da te. Beh, sembra che siamo in pausa. Hai guadagnato il diritto di sentire tutta la storia. Allora, tanto tempo fa, prima di questo cazzo di pianeta, prima che lasciassimo la Terra, trasportavo gli operai sulla stazione orbitale Caravel. Le fiamme iniziarono a circondarmi, così cercai un'uscita. E fu allora che inciampai e vidi una donna incinta sotto delle macerie. E riuscì a mettere in salvo entrambi. Beh, tutti e tre. Aspetta. Eri presente al disastro della Caravel? A tutti i superstiti della Caravel venne offerto un posto sulla nuova Flores e così l'ho rivista. Proprio qui, a Trenchtown. Sua figlia era nata. Una bambina. Si chiamava Channa. E quella mocciosa aveva solo 6 anni quando le hanno ucciso la madre davanti ai suoi occhi. E così tu l'hai cresciuta. Forza. Il blindato non si ripara da solo.
Ehi, Jacob. Bella storia la tua, ma non spiega per quale motivo Channa ti odi così tanto. Perché, secondo te? Non ho chiesto io di diventare padre in questo posto di merda. Hai idea del tasso di mortalità infantile? Però mi sbagliavo. La piccola se l'è cavata, alla fine. Chissà, magari le hai fatto un favore. Se non fossi stato un tale bastardo, non sarebbe diventata così tosta da sopravvivere. Sì, vallo a dire a lei. Sarei entusiasta, credimi. Vieni qui. Fa sempre comodo qualche bel gingillo, no? Channa, Jacob mi ha detto cos'è successo fra voi. Ah, ti ha detto come è morta mia madre? Nessun bambino dovrebbe vedere una cosa simile. Io ho fatto di meglio. L'ho vista due volte. La prima in una visione. Jacob non c'era al momento della sua morte. Allora l'ho rintracciato e l'ho pregato di tornare. Pensavo che se ci fosse stato, magari non si sarebbe avverata. Ma lui non mi ha mai ascoltata. Visto le dimensioni di quelle impronte, io là fuori non ci torno. Outrider, permettimi. Come mutazione non puoi partecipare alla cerimonia per complicanze scientifiche. Ma ti assicuro che la tua presenza qui al campo è molto gradita. Ho supervisionato personalmente la preparazione del tuo alloggio. C'è un comodo giaciglio, del cibo e una bottiglia speciale. È sulle scale che portano alla tenda della cerimonia. L'altro giorno ero a casa. Pare ci sia una mutazione coi nuovi arrivati. Quei bastardi sono i. Pochi giungono fin qui vivi. E ancora meno procedono oltre. Perché sei qui? Che cosa cerchi? Non sono affari tuoi. Non hai idea di come sia là fuori. Potrei raccontarti un po' di cose. Potrei darti diversi avvertimenti, ma dubito che crederesti alle mie parole. E che cosa te lo fa pensare? Perché a tutte le cose che ho visto non riesco a crederci nemmeno io. Eravate alla cerimonia di Scarlock? Com'è stata? Strana. Farneticazioni sulla fratellanza. Abbiamo preso dei sassi da un cestino. Ma c'erano musica e medicine gratis, quindi... Dov'è Zaidi? È andato con Scarlock discutendo nel loro gergo scientifico. Ma tornerà? No, non tornerà. Il tuo amico ha preso la pietra nera. Di che stai parlando? Lo stanno portando nell'impianto. Liberatemi e vi ci porterò. Zaidi, dove sei? Zaidi, mi ricevi? Merda. È l'idea più idiota che Corrigan abbia mai avuto. Perché? Qui Scarlock produce l'antidoto. In pochi conoscono quello che succede là dentro. E tu come lo sai? Lo aiutavo a produrlo, finché non ha imprigionato un mio amico.
Kang e i suoi soldati a dirigere la fortezza. Non saranno felici di vederti. Dimmi cosa vogliono fare a Zayn. Niente di buono. Muoviti prima che sia troppo tardi. Fermi! Ehi, come va? Vorrei vedere il dottor Zaidi, per favore. Questo complesso è off limits! Non ve lo ripeterò un'altra volta! State l'allarme! Ci attaccano! È la mutazione! Guardate che raggiungono a Scarlo! Difendete Scarlo! Dobbiamo proteggere l'antidoto! Il laboratorio di Scarlo. C'è una scala che va su al nascondiglio di Scarlo. Il suono deve essere lì. Thank you.
persone. È ciò che ci ha iniettato. Aveva bisogno di midollo spinale per creare l'antidoto. Tutti quelli che volevano sfuggire alla guerra sono finiti qui a morire. E io ero il prossimo. Credi sia stato facile? È casuale. Deve esserlo. Tranne che per te. Al sicuro dalla tua lotteria, immagino. Che comodo. Io creo l'antidoto. Ci tiene in vita. E quante persone hai sacrificato esattamente per la tua folle utopia? Non sono un mostro. Porto questo fardello. Qualche sacrificio affinché molti vivano. Dimmi, sarai tu a decidere chi vive e chi muore? Io non mi nascondo dietro un cestino di sassi. Quando uccido un uomo, sa che è per malà. Prendete tutto quello che potete. Non dovevi ucciderlo. Era uno scienziato. Siamo rimasti in così. Era un ipocrita e un assassino. E questo cosa fa di me, allora? L'antidoto. Che Dio mi aiuti, lo useremo comunque. E non avete ancora visto tutto? Oh, August. God. Oh mio Dio. E forse... Dinok. Ho trovato August, là fuori, perso e solo. Io volevo aiutarlo. Ma Scarlock lo vedeva solo come una cavia per i suoi menti. Questo cambia tutto. Io prego. Non più. Sa parlare. Sporo, io prego. August, va tutto bene. Loro non sono come gli altri. Sono amici. Amico. Tiago. Ok, sei libero ora. Torna a casa. Hanno ucciso Arlok! Avvertite Kang! Portate il dottor Zaidi al blindato. Il tuo amico alieno è sparito. August non sparisce. Si muove in modo che non possiamo percepire. Dobbiamo andarcene di qui. Potremmo usare l'uscita secondaria che passa dalle caverne. Porta Zaidi in salvo. Torno all'ingresso principale e sistemo i rinforzi di Kang.